Al Teatro Celeuma in scena Grossi Affari in Famiglia per la regia di Salvatore Cerutti. Aspetta, dottore. No, si chiamatemi notario. Dottore primo, ma sono notario, se no mi confondo, capito? Sono capizzato. Dicevo, sì, ma mutava, si dice di farsi intestare tutto da mio zio. Ma lei lo sa quanto ha mio zio in banca? 150.000 euro. Quello che ne sa? E sono notario, sono notario. Giustamente l'Albanese l'ha messa al corrente. Bravo, bravo. Ma non lo so perché sono. Pensi che mio zio possiede 3 garage al centro di Napoli. Ma non lo sa quanto incassa un garage al centro di Napoli. Al giorno, al mese, all'anno. Allora? 3-4 euro, più o meno. Grossi Affari in Famiglia, quando l'interesse supera anche l'amore. No, vorrei specificare questa cosa perché mi firma parecchia gente per strada e dice: ma Grossi Affari in Famiglia è una cosa sessuale? No, sono un fatto di soldi, praticamente. Soldi, i soldi con il rapporto con la famiglia. Insomma, c'è un fantastico nonno, vieni qua, che è lui, Enzo Romano, una colonna del teatro che ha accettato di venire a recitare con me proprio in ultima analisi della carriera. Non è vero, non è vero, ben volentieri. Prima mi ritirava, ci sta Enzo Romano che è il vero protagonista, poi è lui infatti, alla fine, insomma noi giriamo attorno, che è lo zio, ecco quello là insomma che sta pieno di soldi, quindi gira tutto attorno a un fatto di eredità, di soldi, la famiglia, gli interessi familiari, insomma sono cose, quello che succede pure a te, ti ricordi, non ne parliamo in pubblico, niente, poi la compagnia è una bella compagnia, c'è Enzo Romano che è la partecipazione, il mio coautore, amico, ormai ci sappiamo 25 anni, 30 anni, sì. Ormai non lo sopporto proprio più, Marco Lanzuise che sta là, che è il mio coautore, c'è una bravissima attrice che si chiama Felicia Del Prete che farà l'Ucraina che è lei, un altro grande attore che viene insomma pure recitato in parecchi teatri, parecchie compagnie importanti, che è Francesco Rotolo, e poi c'è lei, Ida Anastasio, la vera star della, che è Azi Cacazzim, insomma, che è una commedia amara, se volete, dal punto di vista della tematica, molto divertente come la portiamo in scena. Io e Marco abbiamo voluto dare questo sapore agrodolce, però divertente, va, per dare una... Comunque divertite, venite, si ride. Cosa significa scrivere oggi un testo teatrale? Già che tutti quanti vogliono stare sul palco e sempre meno autori si vogliono mettere a lavorare. No, devo dire la verità, questo abbiamo... Cioè, anche è capitato di scrivere commedie che poi, per esempio, io non ho recitato, quindi... E cosa significa? A noi piace, per esempio, personalmente piace molto la veridicità della storia, della vita, che poi ovviamente sì, bisogna raccontarla sempre in maniera ironica, scherzosa, altrimenti diventa è un altro tipo di teatro che purtroppo non ci chiamano a noi perché non siamo per il teatro drammatico. e quindi insomma poi è capitato un po' in tutte le famiglie, no? Insomma, ricche e meno ricche, quelle di avere a che fare con l'eredità, questa purtroppo è quello che rispecchia anche un po' la realtà, perché per esempio c'è lei, l'Ucraina, queste badanti ucraine che approfittano degli anziani indifesi. Un ruolo attualissimo. Io non approfitto, è innamorata di mio innamorato. E invece questa zia un po' cattiva? Eh sì, ma è una timorata di Dio, è una che va in chiesa e poi sotto sotto anche lei, ecco. Sì. E niente, la famiglia è la famiglia, nel bene e nel male. L'autentico protagonista, questo zio? Beh, i protagonisti siamo tutti, sono tutti quanti, lui in particolare. Questo zio, poveretto, questo vecchietto che loro cercano di circuire in modo tale da prendersi tutto quello che ha, però c'è il colpo finale che non si sa, bisogna venire a teatro per sapere. Poi ho sentito l'unica anima buona, il prete, fino a un certo punto, perché anche loro, quando sanno che c'è un'eredità, cercano pure loro di prendere. Vabbè, bisogna venire a teatro e ci si diverte. Quello basta una lunetta, che tra parentesi possiamo tenere un po' per una casa. Per esempio 3 mesi a casa mia, anzi tu lo tieni 3 mesi. Vabbè, lo tengo 3 mesi. Lo fai un piacere. 3 mesi prendo pure io. Ma che fatta, hai smartruta la mamma, andaccia a lei. È un'anima che deve riposare in bacio, facciamo fa casa, è chiaro. Ah, ma tanto male il tato lo proprio, a chi? Ma scusate. No, dicevo, caro figlio, cara madre, non buttare soldi.
ha fatto dopo un anno di mia nonna, e quando me la ci aiuti a mia nonna, si fece un tumulo, si fece un tumulo. Padre, ma vostro nonno, è morto, che te dico, che te dico? Ma niente, 3-4 mila euro. Ma no, che te devo assolvere. Alla Sala Molière di Pozzuoli, Stefano Sarcinelli è protagonista di Chiedetelo a Pappagone, uno spettacolo per commentare la Bibbia. Pronto? Scusate, pronto? Chi? Vabbè, sto lavorando. E adesso? Il Papa? Veramente, il Papa è argentino, lei parla tedesco. Ah, lei è quello... Ah, lei è l'emerito. È l'emerito, è veramente... un attimo solo, santità, la metto in viva voce, sennò questi non credono. Ma non è che non credono, diciamo, non credono a quello che sto... Un attimo solo, aspetti, un attimo solo, Ecco, parli pure. Buonasera a tutti. Buonasera. Scusate se disturbo, ma qui bisogna adeguarsi alla modernità. Certo. E allora tra un tweet ed una mail... Ma che piacere, santità, ma che sta facendo? In questo periodo stavamo lavorando, però è un piacere ascoltarla. Penso. Certo, lei è un filosofo, chissà quali pensieri vengono in mente, sicuramente cose... Devo far passare il tempo in qualche maniera. Sempre, hai ragione. Il bello ed il buono, per esempio. Bello e il buono, molto interessante. E che cosa pensa questo? Una cosa buona sarà mai bella. Una cosa? Chiedilo a Pappagone, Stefano Sarcinelli. Sì. Stefano, innanzitutto benvenuto naturalmente, anzi ben ritrovato agli amici di Eventi in Anteprima TV. Chiedilo a Pappagone, difficile iniziare... Chiedetelo a Pappagone, difficile iniziare e commentare la Bibbia. Sì, perché in realtà la Bibbia è il filo conduttore di questo spettacolo, ovviamente molto superficiale, molto leggero, perché ho la pretesa di dare le risposte fondamentali alle tre domande cardine dell'umanità, no? Chi siamo? Chi siamo? Dice, Ugo Gangheri, che è uno dei musicisti, mi dice quattro, la quarta non ve la dico perché è un po', insomma, perché nessuno ce l'ha mai data la risposta, quindi la quarta domanda è perché non ce la date la risposta, ma le tre domande sono: chi siamo, dove siamo e perché siamo qua, giusto? Uno si domanda perché sei qua, quello... E quindi, nel tentativo di rispondere malamente a queste domande, utilizzo la Bibbia per pretesto per poi fare dei quadri con i musicisti, che adesso andrò a presentare, una sorta di ironia, un po' con qualche punta di sarcasmo, insomma, senza andare sull'attualità, ma insomma su delle tipizzazioni del nostro tempo. Ecco. È un monologo lo spettacolo, quindi come inizia? È un monologo, in realtà è un monologo musicale, molto musicale, perché sono accompagnato da Principe Socio Sempre, M. Loro non ti lasciano mai, sono i tuoi angeli custodi. Principe Socio M, che sono chitarra, conoscerete sicuramente per il loro successo targato a Sanremo di qualche anno fa, che faremo nello spettacolo. Poi c'è Ugo Gangheri, cantautore, due dischi all'attivo, un uomo di grande valore e anche di grande, come dire, di grande peso. E abbiamo finito, non c'è più nessun altro. Ah già! Scusate, c'è Carletto Di Gennaro, che è la nostra mascotte batterista. Vi voglio vedere soltanto la batteria di Carletto, se si può un attimo. Eccola, quella lì, vedete, è quella scatola. Ah, la scatola. Diciamo che siamo un po' di crisi, è un momento un po' di crisi, qualche difficoltà, ci arrangiamo. Ecco qua. Quindi tutti i temi trattati in questo spettacolo, Stefano? I temi sono essenzialmente la voglia di sorridere anche su qualche tragedia. Per esempio, c'è un quadro in cui raccontiamo che un cinquantenne perde il lavoro e come unica soluzione decide di preparare una genovese, il piatto straordinario, per far invitare, imitando i suoi amici, spera che con questa genovese possano in qualche modo aiutarlo. Insomma, quindi c'è sì, un'amarezza di fondo che cerchiamo di raccontare con ironia. Ecco. Allora lui mi chiede scusa. Santità? Non si... Pronto? No. Ah, sei tu? Guarda, no. Scusa, Madonna. Guarda che sto lavorando. Ma veramente sto... guarda che sto lavorando. Perché? Guarda, sì. Perché era occupato prima? No, era occupato prima perché stavo... Cocchiero al telefono. Ma con nessuno, guarda. Ma non è una bugia. Sto lavorando, Cocchiero prima al telefono, ma no, allora cocchiero al telefono, vabbè, ero con il Papa.
Ma non è la palla, che palla? Ma di che dobbiamo parlare? Adesso vuoi parlare? Ma che dobbiamo... Non possiamo parlare. Vabbè, facciamo come vuoi, va bene. Come vuoi? Parliamo. Che dobbiamo parlare? Sì, parliamo. Parliamo d'amore. Parliamo del stile. Parliamo del cibo. Parliamo del mare. Parliamo se mami. La compagnia dei Dieci al Teatro Bolivar è in scena con After, la tempesta di Arnolfo Petri, adattamento e regia Enzo Arci. Ed ora venue, o spirito dell'aria, vieni, avvicinati, inviami i grandi annunciatori della folgore, svelati Ariel, svelati nella tua essenza. Vengo per venire qui, vuoi che mi tramuti in fuoco, in tempesta che sprofondi fino agli abissi, ordina quel che desideri a me e alle mie due essenze. Hai eseguito i miei ordini? Alla legge, lo sei detto. Colpita da vento, risucchio e tempesta, la nave più a galla di cento non resta. Affronta con fiamme l'urla del rone, che tra gli abissi del mare si pone. Che davanti gli uomini assai disperati, vedendosi in fondo al mare affogati. Finché dalle onde si vita scattati, a fizzo la riva si sono gettati. E dimmi, chi di loro rimase più sereno durante la tempesta? Nessuno, signore. La compagnia dei Dieci in scena al Teatro Bolivar con After, la tempesta di Arnolfo Petri. La regia è di Enzo Arci. Enzo, so che è stato un bel lavoro, duro. È stata una tempesta. È stata una tempesta. Però siete sopravvissuti. Però siamo sopravvissuti e il testo ce lo dava l'opportunità. Devo dire sinceramente che questo testo è stato scritto per intero da Arnolfo Petri, riferendosi ovviamente alla scrittura originale del grande William Shakespeare. Ed è stata una bella avventura, perché in questo nuovo scritto si è lasciato tutti quei virtuosismi poetici che all'epoca probabilmente funzionavano, eccetera. Qui è stato molto più veloce, anche perché sono stati creati delle recitazioni un po' particolari, come quando possono essere il Calibano, il Trinculo e Mezzacosce, che in originale sarebbe Stefano da Shakespeare, che parlano in vernacolo del Seicento. È stata una grande faticata, ma ne è valso la pena. Spero che ne sarete contenti anche voi. Quanti attori avete diretto in scena? Quanti sono? Dunque, sono 10 personaggi più 2 ballerini. Più 2 ballerini. Completa. Attori non professionisti? Non professionisti, assolutamente, però con una grande voglia per questa grande avventura, perché il non professionista, quando si continua a fare le commedie, per carità, di grande popolarità, come possono essere i testi, non facciamo nomi, napoletani, da cui io provengo, perché al Teatro San Nazaro si è dominati proprio da questo, ed è anche difficile fare quella comicità. Invece l'attore filodrammatico, avendo raramente questa opportunità, si è lanciato nella disponibilità chiaramente post lavorativa, ma anche con spirito proprio di grande, si sono dati in tutto, perché i personaggi, e lo vedrete adesso, sono molto, molto, hanno dei profili abbastanza difficili. Allora, in bocca al lupo. Crepi. Sasà Palumbo, direttore artistico del Bolivar, qui per le nuove anticipazioni. So che c'è una produzione. Sì, inauguriamo una nuova produzione, la Bolivar Servizi Integrati, che oltre a gestire il Teatro Bolivar inizia a produrre spettacoli teatrali. E cominciamo, io questo l'onore mio. Il tuo spettacolo. Sì, dal titolo Non sono un gigolò. È questo. Sicuro? Si vede. Cioè, questo si vede proprio che non sono un gigolò, almeno uno ci prova almeno a far ridere. Quindi non è arte mia per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma quello comico uno ci prova. E dopo i successi avuti con Tutta colpa di Moana,
e se mi sposerò proviamo con questa nuova creatura che non sono un gigolò. Quindi invito il pubblico a venire, debuttiamo qui a Napoli proprio al Bolivar, logicamente il 28 di marzo, e poi si va avanti, andremo alla Lamezia Terme, Monte Paone, Roma e così via. Parte la tua tournée. Parte da qui, parte da Bolivar, incrociamo le dita e speriamo bene. Senti, un anno fortunato per il Bolivar, devo dire, una stagione ricca, vogliamo già un po' tirare le somme o è presto secondo te? No, non è presto perché già abbiamo fatto il giro di boa, quindi un anno sì, fortunato, è andato bene, fortunato da una parte e poi dall'altra, comunque uno se l'aspettava perché abbiamo studiato bene a tavolino quali spettacoli portare in cartellone, quindi abbiamo puntato sulla nuova generazione e quindi siamo stati ripagati da quella fiducia. Parlo di Rocco Hunt e così di Clementino, che oggi sono il fenomeno non solo regionale ma nazionale, poi io aggiungo mondiale, perché poi dopo l'evento di Sanremo farò vedere Rocco, ne farà parlare bene dell'Italia e della nostra Campania in tutto il mondo. E quindi niente, si va avanti con i nostri progetti. E allora lasciamo i nostri telespettatori con la data del tuo programma Non sono un gigolò. Sì, quello non è da dimenticare, 28 marzo al Teatro Bolivar, Non sono gigolò, vi aspetto, io cercherò di farvi ridere, poi se una cena rimane un poco deluso proverò a fare il gigolò, voi venite. Al Teatro Bolivar è il primo cittadino di Napoli per dimostrare che la cultura al Napoli è sempre al centro delle istituzioni. Ma effettivamente è così, il teatro a Napoli è pulsante, vivo, qua siamo in un quartiere storico della nostra città, Mater Dei, non è la prima volta, vengo spesso qua, vado spesso a teatro, ieri stavo al Trianon a Forcella con Lina Sastri, oggi c'è un mio caro amico in questa interpretazione che sarà sicuramente avvincente. Io sono sempre... Quindi in veste di spettatore stasera? Assolutamente sì, poi sono sempre sindaco, però spettatore assolutamente, anche per rilassarmi un po' con la mia famiglia, però insomma anche per sostenere il teatro, perché poi la presenza del sindaco serve anche per comunicare quanto sia importante la cultura nella nostra città. Quindi benvengano imprenditori come Tony De Luca per delle belle realtà a Napoli? Assolutamente sì, noi ci siamo incrociati diverse volte, ci incroceremo ancora. Lui è un presidio qui a Mater Dei e bisogna diffondere questa cultura del buon vivere nei quartieri. Poi questo è un quartiere veramente che ci sta a cuore e lui fa una opera importante che noi sosteniamo. Ci dobbiamo sostenere a vicenda perché da soli non si va da nessuna parte, insieme si può andare lontano. Sei d'accordo, Tom? Noi sosteniamo e crediamo fermamente nel Dottor De Magistris, perché abbiamo la possibilità di avere una persona che è un gran lavoratore, che è una persona per bene, io l'ho detto e lo ripeto in più occasioni, ci ha tolto i rifiuti e ci ha portato i mega yacht, ci ha dato la possibilità di essere cittadini europei andando in bicicletta, poi è normale, c'è sta chi dice la pista è stretta, la pista è corta, ma sono cretinate, senza soldi gestire una città complicata come Napoli è un po' come per un imprenditore senza soldi gestire un'impresa. Quindi noi dobbiamo sostenere ed amare il nostro sindaco perché comunque porta avanti la legalità. E la legalità è già un traguardo importante in una città come Napoli. Io torno a ripetere, dall'amministrazione comunale non ho chiesto nulla e non ho avuto nulla, perché così deve essere. In un mercato libero che ha delle regole ben precise del miglior prezzo e del miglior rapporto qualità-prezzo, uno all'amministrazione non deve chiedere nulla se non la legalità. Quindi se noi abbiamo la possibilità di avere un esponente prestato alla politica, che è una persona per bene e si impegna, ma noi ce l'hanno a tenere stretta, l'hanno a coccolà, cioè non dobbiamo farci coinvolgere ed entrare nei giochi che altri poteri forti fanno, perché portare avanti, ora secondo me la rivoluzione arancione è matura ora per partire, all'epoca non lo era, ma ora noi tutti dobbiamo sostenerla, questa new wave. Anni dissolti, la forza che mi rimane è solo la mia, ahimè, piuttosto debole. Oramai sono in vostro potere e voi potrete decidere di condannarmi a vivere per sempre solo su quest'isola o di condurmi a Tantalia, ma vi prego,
non fate che rimanga nella vostra fantasia su quest'isola solitaria. Col potere e con la musica delle vostre mani, liberatevi. Liberatevi dalle catene che ci inchiodano a questa nostra umanità. Fatelo, vi prego, perché se così non fosse vorrà dire che ho fallito. Resterei per sempre preda delle oscure creature. Resterei per sempre preda dei rigurgiti di questa nostra umanità. Resterei per sempre preda di questa mia carne, che impedisce alla mente di librarsi libera nell'alto di questo cielo azzurro. Per questo vi prego, non condannatevi e liberatevi se potete. Liberatevi. Siamo all'interno del Teatro Bolivar a Mater Dei, dove c'è un'inaugurazione molto particolare, molto scintillante, devo dire. E grazie a due sorelle, Valentina e Romina, nasce un nuovo marchio napoletano. Facciamolo dire a Romina. Romina. Allora, questo è un brand nuovo partenopeo, è ideato da noi e parte proprio qui dal Teatro Bolivar, dove il dottor Antonio De Luca, nonché mio marito, ci ha dato la disponibilità di questo spazio all'interno del teatro, e da qui inizia la nostra avventura. E allora, eventi in anteprima TV porta sempre fortuna, noi portiamo fortuna, lo sai Valentina. Vediamo come funziona, cioè le persone, le donne che volessero venire ad acquistare questi gioielli così scintillanti, come devono fare? Vengono qui, scelgono tutto quello che è esposto e possono acquistare tranquillamente. Durante gli spettacoli del Bolivar? Sì, assolutamente. Quando è aperto? È aperto ogni fine settimana quando c'è spettacolo. E noi siamo qui, siamo presenti, aspettiamo tutti gli invitati, gli ospiti che vengono a teatro e vengono a trovare anche noi. Ma noi vogliamo capire meglio, Valentina, come nasce questo marchio? È nata dall'idea nostra, così improvvisa, insomma. E c'è un gioiello tipico che un po' caratterizza il marchio? Ma diciamo un po' tutti. Baira in arabo vuol dire abbagliante. Ecco. Quindi, infatti noi siamo stati abbagliati. Quindi e un po' tutti i gioielli si identificano in questo nome, in questo marchio. Non solo gioielli ma anche accessori. Accessori assolutamente, sia per ragazze, giovani donne, sia per mamme, sia per persone un po' più aggressive. Che cosa trovano? Borse, cinture? Borse, cinture, bracciali, orecchini, un po' tutto. Ricordiamo il brand? Il brand è Baira e partiamo da qui, dal Teatro Bolivar. Vi aspettiamo a Mater Dei. Grazie. Termina qui un'altra puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete rivederci su www.anteprimatv.com e vi aspettiamo puntuali la prossima puntata.